Al Forum internazionale di pneumologia di Milano, giunto alla 17ª edizione, si è parlato anche delle nuove conoscenze sull'eziopatogenesi dell'asma, con particolare riferimento al coinvolgimento dei meccanismi di infiammazione di tipo 2. Ciò ha comportato anche un cambiamento di visione del paziente asmatico. Abbiamo approfondito l'argomento con il professor Giorgio Walter Canonica dell'Istituto Humanitas di Milano, intervenuto al convegno. Che cosa si intende per infiammazione di tipo 2 nell'asma? Infiammazione di tipo 2 si intende una risposta immunologica che coinvolge differenti tipi di cellule linfocitarie. Una volta si parlava di TH2, cioè di T helper 2, che però sono cellule che sono coinvolte nella sola risposta adattativa, cioè alla risposta che conduce alla formazione di anticorpi nei confronti di un antigene o di un allergene, in questo caso ben preciso. Laddove oggi invece si è scoperto che un ruolo molto importante lo giocano le cosiddette cellule ILC2, cioè della risposta innata. In realtà tutte e due, TH2 e ILC2, producono le cosiddette citochine di tipo 2, prevalentemente interleuchina 4, interleuchina 13 e interleuchina 5. Professore, di questi giorni è il parere positivo europeo per il farmaco biologico Dupilumab proprio nell'asma grave di tipo 2. Come si comporta, come agisce questo farmaco e soprattutto quali sono i vantaggi di questa nuova forma, di questo nuovo farmaco? Beh, in primo luogo il tutto si è concentrato sull'ipotesi di bloccare l'interleuchina 4 e 13. Tutti gli studi che hanno riguardato il blocco dell'interleuchina 13 sono falliti nell'asma, non hanno dato risultati positivi. Laddove il Dupilumab, che agisce bloccando la catena alfa del recettore dell'interleuchina 4, che però è comune anche all'interleuchina 13, in un colpo solo blocca sia la 4 che la 13. Questo è il meccanismo d'azione che sicuramente ha la capacità di bloccare che cosa? Proprio l'infiammazione di tipo 2, e i dati hanno dimostrato la sua efficacia nell'asma e questo ha condotto ovviamente all'approvazione da parte delle autorità regolatorie. Quando si parla di infiammazione di tipo 2 in realtà si parla di un driver di meccanismi che non è solo specifico dell'asma ma anche di altri, tant'è vero che Dupilumab è stato inizialmente approvato per un'altra indicazione. Che cosa ci può dire a riguardo quindi su questo valore aggiunto che Dupilumab dà nel trattamento dell'asma che è sostenuto dall'infiammazione di tipo 2? Dunque, se volete le potete chiamare anche comorbidità. In realtà commonality, come dicono gli inglesi, o meglio gli anglosassoni, è più consona come definizione. Perché qui non si tratta di una patologia che si esprime in contemporanea, ma è sostanzialmente è il meccanismo che sottende l'espressione di una malattia. Dermatite atopica, la prima indicazione che è stata approvata ed è disponibile anche in Italia ovviamente, il Dupilumab per la dermatite atopica, però la commonality del meccanismo di tipo 2 è nell'asma, come abbiamo descritto precedentemente, nella rinosinusite cronica con poliposi nasale, quindi in una parte di questi e anche in una parte delle cosiddette esofacite eosinofila. E infatti la Food and Drug Administration recentemente ha attribuito una priority review proprio per il Dupilumab nella rinusite cronica con la poliposi nasale. Ci può dire qualcosa di più a riguardo? La risposta è sì, perché ho avuto la fortuna di essere coinvolto con il nostro team in Humanitas nello studio di fase 3, quindi quello che porta a registrazione in questo studio, e il risultato è veramente eclatante.
la pubblicazione è in questo momento in fase di sviluppo e a breve vedrà la sottomissione, però indubbiamente il risultato nella rinosinusite cronica con poliposi nasale è veramente eclatante. Professore, per concludere, siamo quindi ad un parere positivo che precede appunto la registrazione definitiva. Il farmaco come dovrà essere utilizzato, appunto, se verrà concessa appunto l'indicazione? Ma direi che sostanzialmente con la stessa somministrazione che è avvenuta ab inizio per la dermatite atopica, cioè iniezioni ogni 2 settimane, e poi si vedrà eventualmente se esisteranno altre possibilità di somministrazioni a livello domiciliare, come oggi si sta cercando di fare per tutti i biologici che riguardano l'area respiratoria. Però direi che tutto sommato non ci sono delle differenze per quanto riguarda il tipo di disturbo per il quale si prescrive questo tipo di farmaco.